Dobbiamo scegliere il mio successore. E c'è solo un uomo che l'opposizione accetterà. Si batte per una cosa e una sola: se stesso. Fagli vedere le tue vere qualità, la tua assenza di vanità. Sì, la mia volontà di ferro. Il senso dell'umorismo. Oh, oh, oh. Vostra Maestà. È mio dovere invitarla ad assumere la carica di primo ministro di questo Regno Unito. Personaggio tanto iconico quanto bigger than life, Winston Churchill è una presenza costante nella cinematografia sulla Seconda Guerra Mondiale, ma i film a lui dedicati, nello specifico, sono relativamente pochi e tutti concentrati negli ultimi anni. È evidente si aspettasse un'opera che ne illuminasse la complessità, individuata proprio nei frangenti più difficili della propria vita e carriera, ovvero quelli che precedettero la decisione di non arrendersi ai nazisti, presa dall'allora primo ministro per la sua nazione nel maggio del 1940. La vittoria ad ogni costo! Dai quasi ad intendere che stiamo vincendo, ma non è vero. È il suo connazionale Joe Wright a raccogliere la sfida, costruendo con Darkest Hour, l'ora più buia, un ritratto centrato sul binomio di corpo e parola, tanto caratteristici nella persona del più grande statista britannico di sempre. Quando impareremo questa lezione? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca! E tale sfida non poteva che essere condivisa con un interprete necessariamente capace e disposto a mettere l'intero suo talento a servizio dell'ingombrante Sir Winston. Questi risponde al nome di Gary Oldman, talmente ispirato in un lavoro di mimesi totale, seppur personalissima, da sovrapporsi egli stesso al film in quanto tale. Sottoponendosi a 5 ore quotidiane di trucco sofisticato, l'attore inglese restituisce un Churchill impeccabilmente sopra le righe, curato in ogni dettaglio somatico e vocale. In sintesi, è lui la punta di diamante di questo dramma storico e politico condotto da Wright in maniera piuttosto classica e rigorosa, non privo di qualche trovata registica un po' azzardata. E fa riflettere il fatto che il Regno Unito abbia tale urgenza di raccontare cinematograficamente quel particolare periodo storico, al centro sia di questo lungometraggio che di Dunkirk, diretto da Chris Nolan, due film usciti a breve distanza, dove l'uno è il controcampo dell'altro in termini di fatti raccontati, seppur assai distanti nei linguaggi utilizzati. Perché senza vittoria non può esserci sopravvivenza!